possibile mantenere in situ il tempio, che peraltro era invaso dall'acqua. Voi lo avete visto perché eravamo all'interno delle paratie delle stazioni e perché c'era il sistema di pompe, ma era assolutamente invaso dalla falda. E quindi fu stabilito di procedere allo smontaggio del tempio e al suo rimontaggio all'interno della stazione. L'iter progettuale è stato abbastanza lungo. La stazione, come voi sapete, non è ancora completata, diciamo, e questa è l'ultima soluzione che si deve all'architetto Fuxas, che prevede appunto il tempio inserito all'interno di questo spazio sottoposto poco più di 4 metri al di sotto della piazza, dedicato al tempio, e da questo spazio si accede poi al mezzanino di stazione. Questa soluzione ha però nello stesso tempo dei problemi rispetto all'assetto urbano del risanamento, per la presenza della grande cupola vetrata, che è stata già più volte ribassata nei vari progetti presentati, e quindi questo è uno di quei casi in cui comunque, come dire, l'archeologia, l'architettura e l'urbanistica hanno dei problemi di criticità, e quindi c'è un problema di affrontare delle scelte.